DID IT! Salve a tutti ragazzi, sono Olly One e benvenuti in un mio nuovo episodio del gameplay di Minecraft. Ehm, ovviamente off camera sono andato a recuperarmi dei, delle palle di gelatina eh, nella palude, nel bioma della palude che si trova esattamente in questa direzione a distanza di ben mille blocchi. Quindi ho fatto un viaggio molto lungo, è stata una vera... Spedizione, andare a trovare il bioma della palude per trovare le slime e andare a prendere, a fare una bella scorta di palle di gelatina, quindi di slime ball, per poter craftarmi ovviamente degli slime block o meglio dei pistoni appiccicosi che mi serviranno per oggi. Come promesso nell'altra puntata, oggi andrò a fare un meccanismo di redstone e utilizzerò dei pistoni. Per fare un meccanismo di redstone che possa aprire una porta in questa parete. Farò eh, questo in modo che così ehm, farò entrambe le cose che avevo detto nello scorso episodio. Cioè andrò ad allargare, facendo altre stanze, la mia palafitta in questa direzione, in direzione della montagna. E offrirò anche un meccanismo di redstone. Perfetto ragazzi, allora. Adesso mi andrò a craftare tutto quello di cui ho bisogno e ci rivediamo fra poco Perfetto ragazzi, eccoci ritornati qui. Allora mi sono craftato tutto quanto Quello che mi serviva con la redstone Andiamo a vedere cosa ci siamo andati a fare. Allora sono andato a fare ben 12 pistoni appiccicosi. Poi sono andato a fare 4 repeater di pedra rossa E 2 torce di redstone di pedra rossa e una leva che ci servirà per azionare la porta bene allora da qui cominciamo a scavare ho deciso di farla qua al centro e me ne farò una 2x2 due due. quindi cominciamo a togliere qua e cominciamo a scavare perfetto allora, quindi scaviamo in questa maniera e facciamo un bel perché dovrà essere molto grande per um, far entrare tutto il meccanismo ok vi risparmio l'operazione dello scavo e ci vediamo fra poco perfetto eccoci ritornati qua allora ho scavato tutta quanta la stanza che ospiterà il meccanismo, ovviamente il meccanismo non è così grande, ma ovviamente la stanza l'ho allargata in modo che avremo lo spazio di manovra per piazzare tutti i blocchi. Iniziamo il nostro meccanismo. Allora, innanzitutto bisogna piazzare a pen 1, 2, 3, ok, a qui, a questo blocco di, ehm, di distanza. Esattamente a questo blocco di distanza bisogna comincerà a piazzare i primi due pistoni quindi uno quindi da questo blocco dove ovviamente ci sarà la porta qui saranno uno e due ora li distanzieremo di questi due blocchi quindi li andremo a piazzare uno qui uno qui uno qui e l'altro qui a questo punto faremo quest'altra cosa andremo a piazzare un pistone rivolto verso questi altri due qui così un altro così, uno così e un altro così, e la stessa cosa dall'altra parte. Ecco qua. Perfetto. Ora andremo a piazzare i blocchi più tardi su questi pistoni qua. Lo andremo a fare più tardi. Innanzitutto facciamo il meccanismo. Allora, qui dietro bisogna andare a scavare, esattamente qui, una buca, qui profonda uno e qui profonda 2 in questa maniera quindi facciamo ok una cosa del genere andiamo a raccogliere tutto e qui andiamo a piazzare della pietra rossa in questa maniera ok a questo punto prendiamo due torce di pietra rossa e ne andremo a passare una qui E una qua ora prenderemo dei repeater e ne andremo a piazzare uno qui con ritardo massimo 3 tick e uno qui con ritardo massimo 3 tick a questo punto dobbiamo fare un'ultima cosa dobbiamo andare a piazzare utilizziamo del del petrisco un cubo qua E un cubo qua E facciamo la stessa cosa da questa parte Uno qui Ah, e mi sono scordato Piazzare Un um, un, un Una pietra rossa qui E poi una qua Perfetto, vediamo che si chiude A questo punto facciamo la stessa cosa da quest'altra parte Qui, ovviamente, eliminiamo il blocco E facciamo la stessa cosa da quest'altra parte Perfetto, ragazzi, allora vedete che si è chiuso ehm, i primi pistoni da questa parte. Ora dovremmo andare a fare il meccanismo per andare a, a spingere questi e a far attivare questi altri pistoni. Allora scegliamo questa parte, qui rompiamo un altro po'. Ripersiamo la torcia. Ok rompiamo un po' in modo da avere uno spazio di manovra e ora facciamo questa operazione andiamo a mettere della pietra rossa eh, del scusate del um, un cubo qua di cobblestone un altro cubo qua di cobblestone ora facciamoci un sostegno a questo punto andiamo a fare eh, una volta fatto questo un altro cubo qua di cobblestone uno qua sopra, questo lo andiamo a eliminare perché non ci serve più. E poi andiamo qua sopra e andiamo a fare questa cosa. Ok. Andiamo. Mettiamo questo cubo qui e andiamo a mettere qui sopra i cubi in questa maniera di cobblestone. Per fare la cosa un po' più carina in modo che così abbiamo lo stesso motivo sopra, io direi di andare a fare qui che si vede andare a piazzare ok. Qui andrò a piazzare dei cubi di eh, pietra liscia che mi ero fatto ora accidenti sono cascato che mi ero fatto dove sono non li trovo bene andiamo da quest'altra parte ah, cioè sono dimenticato ok poi ovviamente qui ricopriremo tutto ragazzi ok facciamoci questo passaggio ah, ecco qui me li ero fatti Prenderli. ok allora andiamoci a fare questa cosa ok qui rompiamo usiamo della terra in modo che così sia facile di fare di salire sopra e andiamo a pezzare questi cubi qua visto che saranno il soffitto andiamo a mettere della terra anche qui e andiamo a fare questa operazione perfetto qui a questo punto ci manca l'ultimo pezzo cioè quello di piazzare della cobblestone qui della, della rossa qui una qui una qui e poi una qui Accidenti. una qui e una qua ora andiamo dall'altra parte e vediamo no se il meccanismo funziona perfetto no mi sono sbagliato vediamo un attimo ok allora dovrebbe essere facciamo dovrebbe essere una qui una qui e una qui vediamo se adesso è corretto no ok allora una qui e una no, e una qui quella laggiù la togliamo ora andiamo a recuperare tutto quanto questa pietra rossa e andiamo a mettere la pietra qua qua possiamo mettere della cobblestone. ok e ci siamo ora l'ultima operazione da fare ovviamente sarà quella di collegare il circuito di pietra rossa che si trova qua sotto quindi no ragazzi eh, incidente a me ok Ah, un'ultima cosa qui mi sono dimenticato ci va un repeater perfetto quindi qua un repeater bene quindi avete visto tutto il meccanismo vediamo ok perfetto ora funziona e ora andiamo a rimettere esattamente il legno che c'era prima quindi riseguendo ovviamente lo stesso schema andiamo a rimettere ora il legno Ok, L'ultima operazione da fare è quella di andare a collegare con una leva questo circuito di reston qua sotto, che è quello che si dovrà attivare, con quest'altra parte. Perfetto, allora faccio questa operazione che è molto semplice, quella di collegare qui sotto la reston fino a una leva qua sopra. Il meccanismo, lo avete visto, faccio un ultimo giro in modo che così vedete bene come è fatto ok salgo un attimo sopra ok eccolo qui ci rivediamo fra poco allora eccoci tornati Io ho fatto il collegamento eh, adesso ho fatto una ripresa temporanea per farvi vedere come funziona la porta che avevo in mente ora qui ho messo la leva adesso vi faccio vedere il funzionamento della porta perfetto allora, così è aperta così possiamo entrare ora vediamo di mi sono incastrato bene arriviamo di qui Ok, e così quando torniamo si chiude, quindi è perfettamente nascosta. Ok, allora ragazzi, ehm, faccio le ultime decorazioni in modo che così eh, nascondo tutto quanto e vi faccio vedere il risultato finale. Perfetto ragazzi, allora, eccomi tornato, allora, ho chiuso tutto quanto, eccomi manca giusto quest'ultimo pezzo, 1. Due che mi è rimasto qui, perfetto, L ho chiuso tutto, vi faccio vedere che il meccanismo funziona ok, quindi la porta si apre e si chiude a scomparsa quindi il meccanismo funziona perfettamente e quindi andiamo a vedere che qui dietro ho anche allargato la stanza in modo da così da coprire tutto quanto. Ehm, la redstone tutto quanto il meccanismo il circuito di redstone coprirlo con la pietra e quindi qui andrò a scavare ehm, ulteriormente nelle prossime puntate nei prossimi episodi per andare a fare qualche altra cosa perfetto ragazzi quindi facciamo un'ultima volta perfetto si chiude perfettamente eh, mangiamo E festeggiamo con una bella carne di pecora cotta oggi il nostro primo meccanismo di resto perfetto ragazzi allora per oggi è tutto ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti